Qua sempre Marco Visentin dice: ma voi cosa pensate, di come Lorenzo si sta muovendo sul tubo? Cosa pensate del presunto film che sta uscendo dalla testolina di Favi? Allora, posso rispondere, diciamo, io qui, visto che ho le prove proprio tangibili di quello che sta accadendo realmente. Allora, punto primo ti dico, Favij non credo sul tubo, non è mai cambiato, sta sempre a pubblicare i video che fa da sempre, cioè, punto. Quindi non è che stia cambiando. Riguardo il film mi pare che sia stato un contratto che gli è stato proposto dopo la sua apparizione al BlizzCon l'anno scorso. BlizzCon è la fiera, diciamo, che mischia nuove uscite, sempre che ci sta anche a che fare con la Blizzard, e nuove uscite di videogiochi. Intrattenimento, cosplay che sta a Los Angeles, non vorrei dire cazzato, a San Diego, non mi ricordo. Praticamente lì Credo poi Los Angeles. mi pare di sì, e poi lì praticamente è stato stipulato, diciamo, meno la base di questa idea di contratto per un film che viene fatto da come si chiama, un'operazione congiunta tra Hollywood e una roba italiana, quindi comunque sono due aziende che lavorano insieme. Il discorso del film è stato fatto semplicemente perché da qui sono riusciti a vendere bene il prodotto, diciamo, Favij, con grazie ai numeri, le statistiche e tutto, e quindi creare, diciamo, una trama che poi potete anche leggere in giro, sono usciti gli articoli su Game Therapy, mi pare, che potrebbe anche essere, diciamo, il concept carino. Io veramente sto pregando in curdo che sia anche un buon film, cioè sarebbe davvero uno di quei momenti in cui dici: oh mio Dio, è successo qualcosa, davvero non ci credo. Quindi sinceramente non voglio avere riserve e vediamo come va, anche se le aspettative sono meh, però Guarda Bob, dico una cosa rapidissima, però vieto la registrazione a tutti quanti di quello che sto per dire, però secondo me c'ha ragione io Tobi. Vi giuro che se sta cosa finisce in rete io vi uccido, vi querelo per avermi detto. È già in rete. Sì. Cioè, sai quando lui ha fatto il coso messaggio promozionale? Cioè, Sì. bisogna anche, secondo me, dire di no a delle cose. Cioè, tu non sei un attore, perché ti devi andare a ridicolizzare? Perché poi ovviamente il pubblico di Favij non lo percepirà come si è ridicolizzato. Però, secondo me, a un certo punto tu la credibilità è importante, secondo me. Quindi, cioè, se vai a fare il Francesco Sole, tu sì che vale, se c'è la statuina. Capisco che è allettante, capisco che tutto quanto, però tu ti ridicolizzi, infatti Francesco Sole è già finito. Cioè, fateci caso, cioè. Sì, bene o male sì. Il fatto è che io mi sto trovando sempre più spesso in una situazione di ambiguità morale, per dire, mi spiego meglio. Cioè, prendiamo ad esempio appunto Lorenzo, Clapis e tutto quanto, che fanno un film. Io da youtuber sono molto contento per loro perché riescono a raggiungere risultati al di fuori del web e tutto quanto. Da attore professionista mi dico un po', cazzo, però ci sarebbero tante persone che potrebbero fare quel ruolo molto meglio. Idem per Sio che fa Over the Garden Wall. Sono contento per lui come youtuber perché cazzo è proprio l'apice, un grande traguardo che puoi raggiungere, il riconoscimento del tuo successo al di fuori di YouTube. Come doppiatore dico... Però Cristo, cioè non fargli doppiare un protagonista, ma due protagonisti, mi pare veramente esagerato. Quindi mi sto trovando sempre più in bilico tra santi e falsi dei. Sorretto da un'insensata voglia di Voglio dirlo. dire, sì, esatto. No, beh, comunque sì, su questo io sono sempre stato un tifoso del contestualizza la cosa, nel senso, se mi devi fare una trasmissione sui videogiochi, non mi porti un Frank Matano perché sai, ah, quello c'ha i numeri, ma magari mi porti uno che ha qualche numero in meno, ma che però ha un bagaglio culturale della Madonna, cioè, e quindi contestualizzi la cosa, capito? Allora...